Buonasera, buonasera a tutti, grazie di questa splendida accoglienza, principalmente sono onorato e orgoglioso di essere qui. Lo sono per una serie di motivi, ovviamente io sono ministro dell'ambiente in un parco nazionale. Mi piace perché il Belvedere è fantastico, io non lo conoscevo e chiedo scusa al sindaco per questo fatto, ma non sapevo che c'era un posto così. Quindi veramente grazie per averlo rigenerato, ma mi piace perché è figlio di una rigenerazione. Grazie per quello che avete fatto, grazie sindaco. Io, se hai capito bene, non me ne posso fregare di meno del colore politico e delle appartenenze, non so se non l'ho fatto per 35 anni, lo continuo a fare da ministro finché farò il ministro. Quando ho finito di fare il ministro torno a fare il generale dei carabinieri. Il problema non me lo pongo proprio. Il discorso è mettiamo al centro i cittadini. Basta con l'elettoralismo. Pensate. Senza nessun merito, perché qualcuno a volte mi dice no, ma grazie, tu l'hai detto troppe volte, non lo fate in danza. Io lo dico sempre, guardate, per 35 anni ho servito la Repubblica attraverso l'uniforme. Noi siamo abituati. Il lavoro, anche il manufatto come questo, non è necessariamente in contrasto con la gestione di un parco, con la gestione della natura. Noi dobbiamo uscire dalla logica della cristallizzazione della tutela della natura. Ci si è capito? Per dire al Ministro che questo comune si è oggi dotato anche quarto in Campania di due SIBIN, che sarebbero i fusti che raccolgono la plastica dal mare direttamente con una pompa che li aspira, quindi un ulteriore diciamo momento, e anche l'InfoPoint ciclabile. Esperimento, il concerto al tramonto alle ore 19 di Vinicio Capossela, proprio qui al pianoro di Ciolandrea. Ed è una cosa che ci tenevamo molto a fare. Non possiamo lasciarlo così. Devo esprimere un grazie non formale, ma un grazie vero al sindaco Ferdinando Palazzo. Un grazie vero perché immediatamente, e l'applauso è meritato veramente al sindaco, perché più venduta in Italia. Quando ci dicono che abbiamo superato la guida di Roma Capitale e tante altre di tanti altri luoghi, beh, io penso che chi ama questo territorio non può non essere profondamente orgoglioso. Diventerà quella terrazza sul Cilento, quella terrazza su quel Cilento che noi vogliamo anche nella denominazione dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, ma la vogliamo per un motivo, perché se noi in quella denominazione la provincia di Salerno ha due cose. Mira a fare di questo luogo oggi una nuova Ravello, forse in maniera, forse con poca modestia. Vorremmo farne una nuova Ravello per dove tenere degli eventi di pregio, dove essere un punto informativo per i numerosi percorsi di trekking. Per accompagnarci nell'inaugurazione di quest'opera, benvenuti a Ciolandrea, sul Belvedere delle Quattro Regioni. Voglio in primo luogo esprimere al ministro Sergio Costa tutta la gioia dell'intera nostra comunità per averlo qui con noi questa sera. Poi è un grande atto d'amore e che consideriamo tale, poi la serata continuerà anche dopo e niente, quindi veramente il passaggio di testimone è obbligato. Ci siamo ragazzi. Applauso.